Bella a tutti ragazzi, come andiamo? Non ci vediamo da un sacco di tempo perché ho pensato, giustamente, durante questo lungo periodo di festività tra Natale, Santo Stefano, Capodanno e oggi stesso che è l'Epifania, ho pensato giustamente di levarmi dalle palle, stare fuori dai radar, non pubblicare nulla perché A, non sarebbe stato utile, B, volevo anch'io godermi queste vacanze con la mia famiglia, la mia ragazza e soprattutto il mio cibo e come ultima cosa volevo anche evitare di, tra virgolette, strozzare il mio ultimo contenuto su YouTube, che per me è una cosa importante, ovvero il mio ultimo singolo Paracadute, che peraltro voglio approfittare per ringraziare tutti voi per coloro che mi stanno supportando, che stanno supportando in generale il mio progetto, il progetto come Jeremy Denver. Siete fondamentali, ve lo dico ogni volta e non smetterò mai di ripetervelo. Detto questo ragazzi, sono qui per augurarvi intanto buon 2023, spero voi abbiate fatto i vostri buoni propositi per l'anno nuovo, su propositi che poi puntualmente se ne vanno a fare in culo dopo le prime due settimane, siamo tutti d'accordo, però vanno fatti e secondo me vanno fatti più che altro per avere un mindset un attimino differente, per avere una sorta di reset rispetto all'anno precedente. Io con il primo dell'anno mi sveglio con un'altra energia, sempre se non mi sono massacrato la sera prima tra alcol e psicofarmaci. Infatti, oggi il contenuto che voglio portare oggi è qualcosa di leggermente differente. È stato, diciamo, questa idea è stata partorita all'interno della mia lista dei buoni propositi per l'anno nuovo. Praticamente cosa ho detto? Ho detto, siccome io sono in generale, mi reputo una persona creativa a 360 gradi, anche a livello di manualità, non solo con produzione di contenuti multimediali, quindi impalpabili, ma so fare anche cose con le mani, anche perché il mio primo lavoro è stato in cantiere, comunque, con mio padre, per 4 anni, quindi comunque, insomma, qualche attrezzo, qualcosina, qualche lavoretto lo so fare, casa mia l'ho ristrutturata praticamente da solo, quindi insomma... Volevo anche inserire, non voglio dire del bricolage perché raga, di certo non voglio stare qui a fare il Giovanni Mucciaccia della situazione, no? Art Attack l'abbiamo già visto, carino, bellissimo e niente, resta lì. Però la cosa che volevo fare ogni tanto, proprio perché io queste cose le faccio già di mio, ho detto perché non documento anche tramite video quei momenti in cui mi piglia il raptus, compro qualche stronzata su Amazon E faccio un esperimento che la maggior parte delle volte poi finisce male. Perché non documentarlo? Potrebbe essere simpatico. Ed eccoci qui ragazzi con il mio nuovo glass bottle cutter, che vi giuro non è assolutamente un video sponsorizzato, perché altrimenti sarei molto più sorridente di così nel realizzarlo. Ma di cosa si tratta? Si tratta praticamente di un oggetto molto semplice in fin dei conti, ovvero questo. Questo è l'unboxing già effettuato, ve l'ho risparmiato. Questo qui è un aggeggio dove praticamente ci sono delle ruote, come vedete, regolabili in distanza, dove praticamente ci permette di appoggiare per orizzontale, in questo senso, una qualsiasi bottiglia di vetro, che poi attraverso questa regolazione possiamo regolare la distanza a seconda della grandezza della dimensione della bottiglia. E qui, come vedete, non so se si riesce a vedere, qui c'è questo oggetto che è una puntina diamantata, praticamente la stessa che si utilizza per tagliare le piastrelle, ad esempio. Io la utilizzavo sul tagliapiastrelle quando facevamo cantieri con papà. E niente, praticamente girando, questo qui segna la bottiglia, ci fa proprio un'incisione circolare perfetta, che poi tramite uno shock termico, ovvero tanto caldo e subito dopo tanto freddo, il vetro, poc! Ho già fatto un primo esperimento. Non è venuto proprio granché, adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui, questo qua è un barattolino, praticamente Bormioli, barattolini quattro stagioni, come li chiamate. Versione sfigata, nel senso che è un vetro in realtà molto più sottile di quello dei Bormioli, ed è per questo che l'ho utilizzato come primo esperimento. Qui dentro ci stava il miele. Come vedete, oltre ad essersi scoppiato, è tutto crepato qui durante, perché è stato anche il mio primo esperimento. Ma qui, che questa è la cosa più grave, è saltato addirittura un pezzettino. Quindi in realtà questo non è un gran bel taglio. Però mi sono accorto di una cosa. La cosa veramente più importante nel momento del taglio del vetro è proprio lo shock termico. Ora, loro sulla confezione dicono di farlo tramite acqua bollente e poi acqua ghiacciata. Non è sufficiente, raga. Con l'acqua bollente secondo me non si taglia nulla. Io infatti questo qui l'ho realizzato girando il vetro così su una candela. Però ho pensato ancora un'altra cosa. Proprio perché io da piccolino giocavo con le flex, ho detto, siccome so usare questo attrezzo, perché non provo a segnare le bottiglie con il tagliabottiglie, giusto per dare, diciamo, il segno e anche un primo input di taglio, e poi vado a tagliarle effettivamente con una flex, così tagliamo la testa al toro e anche la bottiglia in due.
Proviamoci. Quindi direi, ragazzi, che se siete pronti, GoPro alla mano, supporto chest, così potrò filmare quello che sto facendo senza dover tenere la videocamera in mano, potrebbe essere comodo. Ci becchiamo dopo. Alexa, accendi tutto. Perché questo pomeriggio io e Linda lo smonteremo e quindi ci stava a fare un ultimo tributo al nostro albero di Natale. Let's go! Sono un prosecco, una bottiglia di prosecco, c'è una bottiglia di Fever Mediterranea, poi ho preso questa bottiglia di Friulano che ci ha portato ieri degli amici che sono venuti a cena, e poi per ultimo, raga, il mostro sacro, il Malfi Gin Rosa al gusto pompelmo, che questa qui secondo me è una bottiglia bellissima, anche perché è tutta satinata, opaca. Mi piacerebbe riuscire a tagliarla circa questa altezza per farci, penso, un portacandele. Mi potrei farla anche un po' più alta, circa fin qui. Questa qua, essendo la bottiglia più importante, anche la più costosa fra tutte quante, sarà quella che taglierò per ultimo, perché voglio assicurarmi di aver preso un po' di mistichezza con quelle lì prima. Ed eccoci qua, guys, eccoci qua, siamo di ritorno dal box. Allora, considerazioni. Oggi ho imparato una cosa nuova: il vetro non si taglia con la flex, è impossibile. Come avete visto, appena cercavo di fare un piccolo solchetto, subito tac, si crepava la bottiglia. Allora, questo qui era il taglio che io ho cercato di fare con la flex, però non so se si riesce a vedere, già subito dentro il vetro si è già subito crepato. Quindi questo non è un metodo vincente. Sarebbe stato molto più semplice, molto più veloce come cosa, però effettivamente non si può fare. Quindi che faremo? Proveremo a solcarle con il tagliabottiglia come già ho fatto. Quindi a questo punto proveremo a separarle semplicemente con lo shock termico. Fanculo! Proviamo. Allora, per rompere si è rotta. Diciamo che in questo punto è andato un po' male. Però magari potrei pensare di risegnare la bottiglia qui sotto e fare un secondo tentativo, magari di taglio più preciso. Potremmo fare un secondo tentativo con quest'altra bottiglia qui nel frattempo. Vediamo. Ok. Ok, ok. Sono stato bravissimo, praticamente l'altro video non l'ho girato. Ok. Non dall'iPhone, avrò le riprese soltanto dalla GoPro. E bravo me. Eccolo che inizia a scoppiare. Piano. Dai. Ok,
Ok. Questa qui direi decisamente meglio, a parte per questo pezzetto qui che in realtà è avanzato, come vedete. Non è saltato, ma è avanzato. Magari ci si potrebbe dare ancora una scaldatina e magari si riesce a togliere. Yeah! Eccoci qui ragazzi, allora considerazioni finali. Allora vi ho portato qui tutti e tre gli esperimenti di oggi. Allora questo qui è abbastanza orribile per due motivi. Uno perché si è anche rimasta la bruciatura. Magari dovrei provare a pulirlo con la benzina, con qualcosa di un po' più aggressive rispetto al detersivo per i piatti. E in più è tutto crepato. Infatti ho questo qui per cercare di salvarlo. Vorrei provare a ritagliarlo circa di questa dimensione e farci una sorta di posacenere, piccolo posacenere. Perché così, come vedete, il bordo, oltre ad essere ancora tutto un po' frastagliato perché non l'ho limato, comunque è tutto crepato, vedete? Quindi il taglio in sé non è neanche male, con una scarta vetrata sopra sarebbe anche potuto venire un lavoro fatto bene. Però qua questo qui sarà da ritagliare per salvarlo. E invece raga, questo qui sono davvero soddisfatto. Questo qui è un taglio, dai The Focus. Ok, questo qui è un taglio, come vedete l'ho anche già carteggiato. Questo qui non taglia. Come potete vedere, tra dimensione, etichetta e tutto quanto, insomma, potrebbe anche essere simpatico come portacandele. Difatti, nei prossimi giorni, prossimi esperimenti, vi anticipo che probabilmente assieme alla mia ragazza andremo a costruire le candele. È una cosa molto più intuitiva ed immediata, però è una cosa molto creativa. A quel punto saremo partiti proprio dal portacandele. La candela in sé sarà un prodotto 100% homemade da esporre nel mio soggiorno. Sono davvero contento. Nei prossimi giorni, se prendo coraggio, proverò a fare il taglio della bottiglia di gin. Vorrei fare ancora qualche esperimento, prenderci un po' la mano, e poi farò finalmente un bicchiere, un posacenere, un che cazzo ne so, con la mia bottiglia di gin Malfi, che peraltro è buonissimo, regà, buonissimo. Grazie Malfi di esistere. Niente ragazzi, che vi devo dire, anche per questa settimana un contenutino un po' così alternativo barra creativo l'abbiamo fatto. Sono contento di essere ritornato a produrre sul canale eccetera, anche perché vedrete che appunto in futuro, fatemi sapere se vi piacerebbe vedere altri contenuti di questo tipo, perché a me diverte molto farli, soprattutto faccio qualcosa di diverso e figo, non ho nient'altro da dire. Regà, ci sentiamo presto. Ovviamente le prossime volte farò qualcosa di diverso, ma non è che resta a tagliare bottiglie per tutta la vita, ve lo giuro.